Aspiranti content creator, o meglio aspiranti astronauti, bentornati. Oggi vi porto all'interno della mia astronave che volerà dritto dritto verso Marte. Non è vero, non è assolutamente vero, questo qui è il mio studio, ma con l'intelligenza artificiale l'ho trasformato in una figata di astronave. E oggi vi farò vedere come si fa. Io sono Michele, un content creator e videomaker che ha creato questo canale per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Ci vediamo subito dopo la sigla. Come sempre questo video è sponsorizzato dai nostri amici di Oned e oggi andiamo a vedere il loro superstore. Eccoci qua sul sito di Oned, guardate quanta scelta a disposizione, abbiamo tantissimi pack ma non solo. Abbiamo un fiume di emote sia animate che statiche e gli alert che potete utilizzare durante le vostre live streaming. In alto nel menu sotto Makers possiamo creare addirittura le nostre emote personalizzate, animate, statiche, i nostri badge, il nostro logo e infine anche l'avatar. Vi voglio mostrare uno dei loro pack, questo qui si chiama Minimal Red Stream Overlay. Guardate qua, tutte quante le parti sono animate, sono davvero bellissime. Aggiungiamo il pack al carrello, clicchiamo su Go to Cart e mi raccomando, qui è fondamentale, se volete supportare il mio canale YouTube senza spendere un euro, cliccare su Remove Code, poi cliccare su Voucher Code e inserire M89-Gamer e riceverete comunque il 50% di sconto, ma aiuterete il mio canale a crescere. Allora, partiamo subito da ciò che vi serve per seguire questo tutorial. Punto primo, partiamo dalle cose a pagamento. Vi servirà Photoshop in versione beta per poter ovviamente modificare il vostro studio con intelligenza artificiale. Seconda cosa, vi servirà Nvidia Broadcast, che di sé per sé è gratis, però ovviamente è legato a un RTX, quindi dovete per forza avere un Nvidia RTX. Per la parte gratuita abbiamo OBS Studio, DaVinci Resolve e VLC. Quindi partiamo dalla prima cosa da fare, ovvero prendere uno screen del nostro studio, senza la sedia, senza il microfono e ovviamente senza noi. Perciò ci spostiamo. Spostiamo la sedia al di fuori della inquadratura in questo modo, sposto anche il mouse e io vado qua dietro. Mi continuerete a sentire ma non mi vedrete più. Ok, ora mi fermo così immobile, bastano davvero pochi secondi e di qui noi potremo prendere ovviamente lo screen con VLC. Ritorno indietro, riprendiamo sedia e microfono, stoppiamo la registrazione con OBS. Bene, qui abbiamo la nostra registrazione, facciamo tasto destro, apri con VLC Media Player, ovviamente se non l'avete dovete scaricarlo. Adesso andiamo nel punto, esatto, questo qui è il punto dove me ne vado e da di qui dovremo prendere lo screen, quindi andiamo su video, andiamo su cattura schermata e così abbiamo catturato la schermata. Se non ce l'avete configurato dovete andare su strumenti, preferenze, andare su video e qui su schermate video dovete selezionare la cartella dove dovete salvare ovviamente il vostro screen. In questo caso io l'ho salvato dentro desktop. Infatti andando qua mi ritrovo lo screen del mio studio. Bene, ora che abbiamo lo screen del nostro studio, apriamo Chrome e andiamo a cercare RTX Broadcast. Eccolo qua. Se già non l'avete scaricato, dovrete andare nel loro sito e scaricarlo cliccando qui. Una volta installato vi ritroverete in questa situazione, dovrete switchare fino a videocamera. Qui dovrete impostare la vostra webcam, nel mio caso io ho una Cam Link collegata a un Alpha 6000, ecco perché leggete Cam Link 4K, nel vostro caso qui leggerete la vostra webcam. Selezionate ovviamente la risoluzione migliore che potete e poi cliccate su aggiungi effetto, il primo che ci viene fuori è sfocatura sfondo, ma noi dovremo esplodere il menu e cliccare su rimozione sfondo. Selezioniamo qualità, ora clicchiamo su questo tastino qui e ci abiliterà lo scontornamento, quindi come vedete ci ha scontornato, la selezione non è perfetta, però col tempo sono sicuro che migliorerà. Fatto questo, socchiudiamo, riprendiamo in mano OBS Studio e qui dovremo creare nelle fonti cliccando su più cattura dispositivo video. Scriviamo ad esempio RTX Nvidia, ok. Poi andiamo su camera Nvidia Broadcast. Eccoci qua. Questo qui è ciò che vediamo all'interno dell'Nvidia Broadcast. Lo troveremo ovviamente anche dentro OBS Studio. Adesso andiamo nella scena giusta, ovvero quella del Just Chatting, quindi qui potremmo fare semplicemente tasto destro, copia e lo incolleremo nell'altra scena. Io qui già l'ho messo e infatti come vedete sono a schermo intero con l'Nvidia Broadcast. Allora, lo lasciamo così com'è. Mi raccomando, spostate un po' il microfono, quindi tipo più o meno in questa sezione qui, perché altrimenti, vedete, ci viene in mezzo, quindi non vogliamo che succeda questo, vogliamo che il microfono non si veda. Se volete evitare questo problema potete utilizzare un microfono direzionale subito fuori dall'inquadratura, quindi lo potete mettere qua su in alto, ce ne sono di diverso tipo molto validi, oppure utilizzare uno di quei microfoni a clip, quelle pulci, quelle classiche. Spostiamo
il microfono un pochino di lato, ecco, in questa zona qui. E ora andiamo a prendere quello che abbiamo screenato, ovvero questo. E per farlo basterà semplicemente prendere OBS e importare l'immagine, vedete, trascinandola dentro le fonti, ovviamente nella fonte Just. Quindi io lascio qui l'immagine e voilà, vedete che mi ha coperto completamente. La stessa identica cosa la potremo fare all'interno della scena del Just. Quindi ora facciamo la stessa cosa, come vedete, eccoci, sono io qui, ritrascino l'immagine all'interno delle fonti come ho fatto 2 secondi fa e voilà, l'immagine mi viene sopra. Ovviamente la devo spostare sotto l'NVIDIA Broadcast ed ecco qua che abbiamo ricreato praticamente la scena, quella iniziale, quella senza lo screen, con me dentro. Ovviamente si vede qualche dettaglio che va e viene, il microfono, come vi ho detto, lo dovete tenere un po' fuori le vostre spalle, quindi magari adesso provo a girarlo così. Come vedete mi sentite magari leggermente più lontano, però non si vede più, quindi va bene. L'importante è che stia in una zona non visibile, che non compaia, non faccia questo lavoro qui, tipo... Vedete qui che c'è una cosa trasparente, sparisce la mia mano. Ecco, questo non va bene. Fatto ciò, abbiamo settato la base per avere il nostro corpo e il nostro background staccati. È quello che ci serve per mettere la I dietro e trasformare il nostro studio in tutt'altra cosa. Ora, per non stare a incasinare NVIDIA Broadcast, lascerò la mia immagine così, quindi mi vedrete tipo green screen. E vi faccio vedere come modificare con Photoshop Beta il vostro studio. Clicchiamo su Nuovo File. Risoluzione 1920x1080, la risoluzione la lasciamo 72, clicchiamo su Crea. Andiamo a prendere l'immagine nel nostro studio e la inseriamo all'interno di Photoshop. Adesso dovremo modificare pezzo per pezzo la nostra immagine. Come si fa? Allora, in realtà è semplice. Andiamo qui sul lazzo, prendiamo il lazzo poligonale, selezioniamo una parte di muro con anche la lampada, così va via pure la lampada. Lo selezioniamo tutto, facciamo tasto destro, riempi generativo. Io in realtà nel Mac ce l'ho in inglese, infatti non ci sto capendo un cavolo in italiano, però va bene. Ok, eccolo qua. Allora, proviamo in italiano. Muro, nave spaziale, drammatico, luce blu. Vediamo cosa viene fuori. No, non mi piace. Proviamo a generare qualcos'altro cambiando ovviamente le keyword. Ci vuole un po' per riuscire a generare qualcosa di decente. Allora, purtroppo le keyword da utilizzare dovete sperimentarle, perché ce ne sono tipo 1000.000, dovete un po' selezionare delle combo varie e alla fine prima o poi vi salta fuori qualcosa di decente. Allora, dobbiamo togliere anche questo muro qua dietro. Allora, qui facciamo tipo plancia, astronave, computer, oblò. Oh, questo qui mi piace. Allora, adesso prendiamo anche questa parte qua sopra la mensola. Ovviamente non potrete mai fare la stessa cosa che faccio io, perché l'intelligenza artificiale lavora in maniera diversa, ovviamente a seconda di quello che mettete. Assurdo, mi ha messo delle navi. Bello questo, però. Sulla mensola così, questo è carino. Non volevo fare questo, nave spaziale, ma ho messo una nave e basta. Piccola parentesi, vi do un suggerimento: se vi capita che vada in errore, tipo vi dice che la lingua inserita non è corretta o altri errori del cavolo, ricordatevi di riavviare Photoshop, quindi spegnete, riavviate e risolvete il problema. Ragazzi, questi sono veramente belli, sapete? Mi piace questa qui spacca. Allora, togliamo anche la staffa del microfono che non mi piace. Tubo doppio di ferro, anzi di metallo arrugginito. Il bello di utilizzare l'intelligenza artificiale è che si adatta veramente a quello che avete nello studio, quindi non è che sta modificando particolarmente, cioè certo modifica tutto, però lo mette proprio in prospettiva. È assurdo davvero. A me piace tantissimo utilizzare queste cose qui e Photoshop ha rivoluzionato davvero tantissimo il mondo dell'AI. Qui prendiamo ad esempio la piantina che c'è qui, generiamo pianta spaziale. Sì, non mi sembra molto spaziale, ma va bene, l'ha cambiata, ci piace. Lo zaino, oh, allora lo zaino, aspetta, proviamo a cambiarlo. Facciamolo diventare un jetpack spaziale. No, assurdo, guardate che figata. Bellissimo. Allora, tutta questa roba qua facciamo così. Proviamo a scrivere tipo pezzi di astronave rotti. Bello. Adesso modifichiamo anche il pavimento. Quindi qui facciamo così. Vediamo con pavimento astronave cosa viene fuori. No, guardate che roba. Allora, quello è un po' irreale. Questo è già molto più reale. Ha ripreso anche le gambe del tavolino. Qui ha lasciato il pezzo un po' così, però va bene. Va benissimo. Possiamo aggiungere altri dettagli, tipo qui. Qua cosa possiamo metterci? Non so, quadri elettrici spaziali. Ok, questi sono bellissimi. Perfetto, top. Allora, adesso volevo provare una modifica qui, su questo muro. Vediamo se me lo fa modificare. Volevo modificare la luce. Cambia la luce in blu. No, mi ha cambiato tutto il muro. Perché è un po' bianco quel muro lì, effettivamente. Quindi ci sarebbe un po' più... già meglio. Questo qui si attacca molto all'altro, non ci sta.
Questo ci sta, questo mi piace, questo poi dà l'idea del tondo. Così è molto figo. Qua aggiungiamoci una chiave inglese, va? Così. Proprio appoggiata così a caso. Chiave inglese. Allucinante, ragazzi. No, ragazzi, è allucinante. Guardate il grado di dettagli. Adesso voglio provare... Vediamo se... La finestra mi piace molto, però volevo vedere se, selezionando solamente questo pezzo qui, cambia l'esterno. Questi sembrano i pan di stelle, quindi direi di no. Vista... Proviamo a vista spaziale. Ce la faremo a trovarne una. Ok, ecco. Questa ci sta. Bella. Come avete visto, costruire qualcosa con l'intelligenza artificiale con Photoshop è facilissimo. Vi basta Photoshop Beta e un lazzo poligonale o qualunque strumento selezioni una porzione. Dopodiché vi dà il riempimento automatico oppure tasto destro, riempimento generativo. Quindi è estremamente semplice. Per esportare il vostro progetto fate File, salva una copia, selezionate JPEG, vi date il nome al progetto. Quindi facciamo tipo studio nuovo e poi facciamo salva. Mettete la massima risoluzione. Perfetto. Ecco qua il nostro nuovo studio in versione spaziale. Ora riprendiamo di nuovo OBS come abbiamo fatto per l'immagine di prima. Andiamo sul Just. Eccoci qua. Allora, come vedete qui, ovviamente, se ci allunghiamo a caso, le porzioni del nostro corpo faranno cose strane. Prendiamo la nuova immagine e la trasciniamo di nuovo, come abbiamo fatto prima, nelle fonti. Eccola qua, quindi davvero molto semplice. La mettiamo sotto a NVIDIA Broadcast di nuovo. Allora, come vedete, ragazzi, NVIDIA Broadcast sta lavorando un po' male dal punto di vista, vedete, ci sta sfocando il corpo, quindi noi siamo mezzi trasparenti, perciò l'effetto è irreale, al di là del microfono che poi sposteremo. Allora vi faccio vedere come risolvere il problema, perché NVIDIA Broadcast non ha solo la rimozione dello sfondo, ma anche la sostituzione dello sfondo. Infatti, come vedete, se caricate il vostro studio qui, cliccando sulla cartellina, lo andate a prendere dove l'avete messo, io l'avevo messo qui sul desktop, prendete la vostra immagine che avete appena creato e la caricate, l'effetto sarà diverso. Infatti, come vedete, qui ora non lo fa più. Ritorniamo su OBS. Come vedete, siamo ritornati di nuovo qua, ma l'effetto non c'è più, perché abbiamo caricato l'immagine dentro NVIDIA Broadcast. Quindi sarà NVIDIA Broadcast a prendere in carico di tutto quello che riguarda l'immagine di sfondo e l'immagine invece di noi stessi. Ora io vi sto facendo vedere l'NVIDIA Broadcast, che non è uno strumento perfetto nonostante stia migliorando parecchio, ma immaginate chiunque di voi voglia mettere un green screen dietro, l'effetto che verrà fuori, cioè è allucinante. Veramente col green screen vi sembra di avere davvero lo sfondo dietro. Detto questo, io sono già molto soddisfatto in realtà del risultato, perché fateci caso che le luci nel mio corpo sono le luci dell'ambiente. Perché? Perché l'abbiamo fatto con l'intelligenza artificiale e io ho screenato le luci che erano nello studio, quindi l'intelligenza artificiale non fa altro che applicare del materiale al di sopra mantenendo quel tipo di colore. Ma se l'effetto non ci basta e vogliamo applicare altre cose sopra, un'atmosfera particolare, possiamo utilizzare i LUT, vi farò vedere come crearli con DaVinci Resolve, ed eventualmente anche uno smoke che possiamo trovare tranquillamente su internet e scaricare dove vi pare. Io in questo caso lo smoke che ho trovato è questo qui, vedete, è del fumo semplicissimo su sfondo nero. Per applicarlo dentro a OBS lo trascino, come vi dicevo prima, dentro le fonti, eccolo qua. Lo smoke, per riuscire a utilizzarlo, basterà fare tasto destro su di lui, modalità di sfumatura, qui fare aggiungi. Col metodo aggiungi, guardate cosa viene fuori, ecco, vedete? Questo qui è l'effetto sullo schermo, quindi se noi ora spostiamo OBS da quest'altra parte, vedete, abbiamo questo effetto smoke sulla scena. Ovviamente dopo un po' finirà, quindi per evitare che finisca dovete fare tasto destro, proprietà, ripeti. In questo modo l'effetto smoke rimarrà sempre. Come sempre ora ve lo faccio vedere nella scena azzeccata, quindi facciamo tasto destro, copia, andiamo sulla scena del Just, che è questa qui, tasto destro, incolla. Questo qui è l'effetto smoke, l'effetto fumo su questa scena qua. Se vi piacciono altri effetti potete metterne degli altri. Sicuramente era per farvi vedere che c'è il metodo di sfumatura che vi permette di aggiungere su un fondale nero qualche effetto, quindi magari del dust, quindi della polvere che vola, o del fumo, quello che volete voi. Ora, per rendere la scena ancora più particolare, potremmo applicare un LUT. Per fare questo dovremmo applicarlo sulla scena, quindi ad esempio nella scena desktop, ve lo faccio vedere qui, poi lo applichiamo nel Just, faremo tasto destro, filtri, cliccheremo su più e qui andremo semplicemente su applica LUT. Sfogliamo il percorso e di default OBS ha alcuni LUT. Ce ne sono alcuni tipo interessanti, altri che fanno un po' schifo. Questo qui penso sia il più carino di tutti quanti, quindi clicchiamo su questo, facciamo apri e poi chiudiamo. Ecco, questo qui è l'effetto, un effetto tipo blu-verde, blu-verdastro. Facciamo la medesima cosa sul Just, quindi qua. Ecco, questo qui è l'effetto che viene fuori. In realtà fa un po' cagare, sembra tipo uno zombie, una roba del genere. Infatti vi faccio vedere un LUT che ho fatto io su DaVinci, che è molto più bello. Ecco, questo qui è quello che ho fatto io. Vi faccio vedere com'era senza LUT, così.
E com'è invece col loot? Vedete la differenza? Direi che è sostanziale, molto più bello. Sono i neri che tendono al blu-verde, cioè è davvero figo, è un po' un effetto drammatico, che però mantiene già di più lo skin tone, che comunque, vedete, cioè il colore della pelle non è smorto come prima. Adesso vi mostro come ho fatto a creare il loot. Tanto per cominciare dovremmo screenare di nuovo, come abbiamo fatto all'inizio, con VLC, questa porzione, con me compreso però, perché ci serve anche lo skin tone, ci serve tutto quanto. Quindi registriamo questo pezzettino di video, lo apriamo con VLC di nuovo, prendiamo questo pezzettino di video, quindi tasto destro, video, cattura schermata, come sempre ce la importerà nel desktop, eccola qua, perfetto. Questa immagine qui la dovremo caricare all'interno di DaVinci Resolve, quindi apriamo DaVinci Resolve, doppio clic qua e apriamo un nuovo progetto, andiamo su Edit, qui prendiamo la nostra immagine, la portiamo all'interno di Master, la prendiamo, la mettiamo all'interno della timeline e abbiamo già finito qui. Ora andiamo su Color e dovremo creare il loot. Allora, senza approfondire troppo come funziona la Color in DaVinci, perché non è questo il video, allora, questo qui è un nodo, all'interno del nodo noi ci applicheremo degli effetti che ora vi farò vedere. Questo dipende da ovviamente l'immagine che avete davanti. In questo caso vedo che secondo me i neri sono troppo spinti, perciò sistemiamo le shadow. Vedete che se vado verso sinistra intensificherò le shadow, quindi le ombre. Se invece vado verso destra le schiarirò, quindi le schiariamo un pochino. Facciamo 0,5, 0,6. Ok, perfetto. I midtone e le luci le lascerei così come sono. Ora che abbiamo sistemato le ombre, facciamo tasto destro, add node, add serial. Poi tasto destro, add node, add parallel. Abbiamo creato due nodi paralleli. In uno cerchiamo di evitare che il colore della pelle diventi blu, nell'altro invece creeremo qualcosa di più blu, quindi lavoreremo su tutto il resto, su tutto quello che non è la pelle. Selezioniamo questo nodo qui, come vedete sull'immagine appare un contagocce, quindi clicchiamo tenendo premuto col tasto sinistro il contagocce. Se facciamo Shift H vedremo quello che stiamo facendo. Quindi vedete che se strisciamo il contagocce selezioneremo porzioni di pelle. Queste qui cerchiamo di lasciarle di questo colore, infatti le abbiamo selezionate proprio per non essere modificate. Poi andiamo su quest'altro nodo e in quest'altro nodo facciamo la color, diciamo così. Quindi prendiamo le ombre, portiamole verso un colore, diciamo, blu barra verde, una via di mezzo. I midtone li facciamo un po' più verso l'arancione. Anche le luci le portiamo un po' sul blu. Ora selezioniamo il mixer dei livelli paralleli. Facciamo tasto destro, add node, add serial. Bene, ora come vedete abbiamo creato un ultimo nodo che sarà poi il nostro loot. E come vedete qui ci ha fuso, ci ha messo in parallelo questi due livelli. Quindi la pelle è rimasta del colore giusto. Infatti se ora vado a modificare la pelle, ad esempio la facciamo tutta arancione, come vedete qui la pelle è diventata tutta arancione. Quindi vuol dire che questo nodo influenza quest'altro nel modo giusto, ovvero ha mantenuto il colore della pelle azzeccato. D'accordo? Quindi il colore della pelle è rimasto giusto, quindi non è diventato blu come il resto. Perciò ora possiamo creare il nostro loot. Andiamo sulla clip qui sotto, facciamo tasto destro, generate loot. Generiamo il loot cliccando qui, diamogli il nome che vogliamo, ad esempio loot OBS, e clicchiamo su salva. Lo sto salvando nel desktop. Riapriamo OBS Studio e ora come prima facciamo tasto destro, filtri, più, applica loot, ok, selezioniamo il loot, però questa volta dal desktop, e qui abbiamo il loot OBS. Clicchiamo su apri e il loot è stato inserito. Ovviamente qui siamo nella scena sbagliata, dobbiamo andare nella scena del just, però ve lo faccio vedere qui perché altrimenti di là non riesco a farvelo vedere. Pertanto fate la medesima cosa sulla scena azzeccata, ovvero quella del just, questa qui, e voilà, così abbiamo il loot al di sopra. Come vedete la differenza è notevole, cioè ora c'è un loot più drammatico, no? Senza con, vedete, è più coinvolgente, così sembra di essere veramente dentro questa astronave. Spero di avervi raccontato qualcosa che non conoscevate, ora potete creare il vostro studio personalizzato. Ovviamente ancora siamo agli albori, ma immaginate fra un po'
riuscendo magari ad avere un Nvidia Broadcast aggiornato, fino a che livello potrete arrivare senza green screen. Vi dico già che ad oggi chi possiede un green screen può usufruire di questa tecnica in maniera molto più professionale, perché comunque con un green dietro i bordi del nostro corpo sono mantenuti molto meglio rispetto a quello che fa l'Nvidia Broadcast. Detto questo, spero tanto di avervi aiutato in qualche modo. In tal caso, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mi raccomando, non dimenticate di venirmi a trovare anche su improveyourstream.com, il sito numero uno per i content creator, all'interno del quale trovate grafiche personalizzate per i vostri canali, trovate corsi di video editing o consulenze di crescita insieme a me e, ultimo ma non ultimo, assistenze tecniche per le vostre live streaming. Noi signori ci vediamo al prossimo video, io parto per Marte dentro la mia astronave, ci vediamo alla prossima, ciao belli!